Mini recensione richiesta da Paolo Urbi, che vuole che faccia due parole sul film giapponese Confessions di Tetsuya Nakashima del 2010, un thriller veramente bello e particolare. La storia è questa: Yuko Morikuchi è un insegnante di una scuola media, sua figlia è morta per un danno fatto dal suo e due dei suoi alunni, quindi decide l'ultimo giorno di scuola praticamente di avvelenare il latte di queste persone, di questi ragazzi e dei suoi alunni con del sangue contaminato con dell'AIDS. In pratica praticamente noi scopriamo che la nostra sta cercando di mettere in piedi una vendetta appunto per portare alla luce ciò che è successo appunto alla sua figlioletta morta, a quanto pare ammazzata per i danni di questi due studenti delle medie appunto. E di lì in poi parte tutto il film, che in realtà poi sarà un insieme di flashback, di ricostruzioni, di colpi di scena diversi da quelli che sembrano, quello che vi ho detto sul latte la prima mezz'oretta, i 20 minuti, poi il film comincia a ingarbugliarsi sempre di più fino a uno splendido finale. Il nostro è il regista di Kamikaze Girl, che era già molto divertente, qui un'altra volta della società giapponese in maniera devastante, un'altra volta l'incomunicabilità è alla base di ogni tipo di problema, l'impossibilità appunto di comunicare fra delle generazioni che non riescono a essere così vicine, che si allontanano sempre di più, specialmente appunto in Oriente, specialmente nel paese del Sol Levante. Genitori che in realtà più che fare genitori fanno i cazzi loro e non riescono a farli, questi non riescono praticamente a crescere i ragazzi, ma anzi. E quindi da questo bel romanzo di Kane Minato il nostro regista ha tirato fuori un bellissimo film, che è un atto d'accusa anche comunque verso gli adolescenti giapponesi, verso il quale il film è comunque abbastanza spietato. È un film che descrive una società dei consumi alla deriva, una società che pensa solo alla forza, alla violenza, alla sopraffazione. È un film veramente bellissimo, oltretutto con una fotografia magistrale, veramente destrutturata in maniera incredibile, dei flashback con dei ralenti eccezionali. Il nostro enfatizza questi momenti forse anche troppo, ma lo fa proprio per dare il senso, insomma, della visione di un tipo di cinema che, seppur a tratti barocco, rimane comunque veramente narrativamente eccezionale. Per me questo Confession è un film magnifico, fu candidato come miglior film straniero all'Oscar, mi pare, per quanto mi interessi, ma è un dato di fatto, ed è un film che ha avuto anche un buon successo, distribuito pure da noi, c'è anche la versione home video, è veramente un filmone per chi garbano i gialli, i thriller, i film drammatici un po' particolari, è veramente una meraviglia vedere questa nostra insegnante che lentamente cade sempre di più nella follia, che in realtà è già parte di lei, ma nata appunto dalla morte della figlioletta causata da questi, a quanto pare, due suoi alunni. Poi a voi scoprire la verità, che verrà piano piano avanzata tramite questi meravigliosi flashback, flash forward e momenti intensissimi anche all'interno della classe. Quindi per me questo Confession è un grande film, ringrazio Paolo Urbi per avermene fatto parlare, lo avevo già consigliato in Fusciante in Oriente, ma ripetere una cosa bella male secondo me non fa, quindi guardatevi tutti questo Confession, il link se possibile lo metto qui sopra per donare su Patreon, per il resto guardatevi questo filmone perché veramente non ve ne pentirete.